La gente, buon inizio settimana soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata di Ozio Lord con il caro Carlo Foduti. Bene ragazzi, prima di iniziare come sempre vi ricordo a tutti che non sono mai solo, c'è sempre tanta altra bella gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo la nostra Lady Leia, Emulare che passione, Nola, Narumi, Rusi, Sarah Connor, Lady Croft, Isabelle, Deux Panzer, Sabi, Yei, Axe-chan e la Dea della Notte. Ok, riprendiamo un po' dove siamo rimasti, perché Yei, dopo la live con Fabio Decax ero un parecchio stanco. Ok, secondo, ma adesso ci avviamo. Ok. A posto, preparato tutto. Diamo inizio alle danze. Fuoco sul semicingolato! Dividiamoci! Dobbiamo aggirarlo! Sul semicingolato! Fuoco sul semicingolato! Dietro il carro! Possiamo
sei semicingolato. Fermate il semicingolato. Distruggete i rinforzi. Avanti, prendiamo il ponte. Sulla mitragliatrice! Fuoco sulla mitragliatrice nella torre! È sulla mitragliatrice! Sergente, siamo bloccati! Una granata contro la mitragliatrice! La machine pistol, una gran bella arma, non c'è che dire. Un bel casino coi fiocchi. Il sergente ci è riuscito. Siamo ancora interi, no? Così pare. 8 uomini contro un fortino nazista. Secondo Richard ero diventato matto, ma a volte serve un pizzico di follia. Credo che nel profondo se ne rendesse conto. Eravamo fatti della stessa pasta. Abbiamo andato avanti. Aspettano te, sergente. Guarda quelle difese. Capitano. Ci aspettano al tavolo quassù. Com'è la situazione? Guarda da te. Vediamo che ci aspetta. I bersagli sono i cannoni in quella casa. Ci vediamo sulla parte di tedeschi armati finalmente. Non puoi occuparti di quello in basso. Sì, della mia fronte. Entreremo da quello. Non sarà facile. E superare il campo. Il fosso antico per tornare in campo. Mi ascolto. Apriamo un varco tra le mine con quei blitz. E dal bunker ci faranno secchi appena sentiranno il rumore di intorno. Andiamo avanti in silenzio, senza motivo. Saltiamo giù all'ultimo e lasciamo fare la forza. Così almeno arriviamo al fosso. Beh. Mi piace. E tu andrai per qui. Bene, appena arrivati al fosso, prepara il. Tommy,
Vieni con me. Ma certo, guidare nel campo minato, prendere i bunker, attaccare della termita, delle armi esplosive. Un gioco da ragazzi. E tu farai brillare un secondo solo in cielo. Se le nostre navi non vedranno il Bengala, non sapranno chi abbiamo fatto. Ci spazzeranno via insieme ai cani. Non so se vale anche per te, ma sapere che il colpo che mi ha ucciso è stato sparato dai nostri non sarà di consolazione. Ma tranquillo, mi vedrò sempre in alto. Sarà uno spasso. Prepariamoci. Abbiamo un lavoro da fare. Forza! Sì, sergente! È morto! Silenzio! Andato! Alzati! Dobbiamo andare! Evans e Webb sono in posizione, sergente! In attesa di ordini! Aspettiamo ordini, Kingsley! Al mio segnale! Attacchiamo! Carica! Via, via, via! Distruggiamo quel bunker! Avanti! Bunker ripulito! Pronti alla porta, aspettiamo te, capo! La casamatta è in basso, io vado in alto. Ricorda il Bengala. Andiamo! Sì, sergente. Ci siamo, ragazzi! Con me! Con me! Presto, liberiamo la porta! Soldati, metà di voi, con me! Ah! Il semicircolo si distrugge! Fuoco di soppressione! Fuoco sul semicingolato! Ora! Il
fuoco sul semicingolato! Ora! Mitragliatrice distrutta! Ripiegano! Stiamogli addosso! Fuoco su quello a sinistra! Fuoco su quello a sinistra! Occhio a quel semicingolato! Muoversi! Bloccate quello a sinistra! Artigliere a sinistra preso! Peccato. Concentrate il fuoco! Usate i semicingolati! Riparatevi dietro il semicingolato! Non restate allo scoperto! Avanziamo! Ora! Non allontanatevi! State al riparo! La porta! La porta! In arrivo!
avanza, va avanti! Sì, sergente, è buio. Vado avanti mentre tu cerchi una torcia. Merda, che puzza! Sergente, qui c'è una torcia, prendila! Oh cazzo! Andiamo avanti. Cazzo, guarda quel mostro! Prima volta che vedo un 125 da vicino. Lasciamolo saltare. Uno è andato, il prossimo. Abbiamo finito le termiti. Sergente, dammi una mano, forza! Non si vede niente. Prudenza. Un cazzo di labirinto. Ma dovrebbe sfucare nell'altra casamatta. Cos'era? Occhi aperti. Non si vede niente. Prudenza. È un cazzo di labirinto. Ma dovrebbe sbucare nell'altra casamatta. Cos'era? Occhi aperti. Granata! Giù! Webb ha fatto la sua parte. Adesso tocca a noi. Facciamoli fuori! Fumogeno! Via! Casamatta sicura! Come lo distruggiamo? Siamo senza termiti! Userò un bungalow! Andiamo su prima che esploda tutto. Hai il bengala? Manca poco all'attacco. Via! Esci e lancia il bengala! Sergente, il bengala! Stanno per attaccare! Merda! Il bengala è andato! Ma porca puttana! Dov'è Webb? Casamatta in basso! Attaccalo! Giù! Prendo il bengala di Webb! Ti affido agli altri! Dobbiamo muoverci!
Uff, che sete, ragazzi. Ok. Non ci arrendiamo mica. Bastardo che ci salvasse il culo. Allora, diamo il segnale ai nostri oppure no? Avremmo perso il capitano, ma vinto la battaglia e onorato il ricordo di chi non c'era più. Nell'unico modo possibile, completando la missione. Quando guardi i soldati al tuo comando, speri che riescano a compiere un'impresa impossibile. Quel Bengala mi ha confermato che avevo ragione. È questo che vuol dire essere un leader. Con le bandiere che sventolavano per le strade, non sembrava che i nazisti stessero perdendo. Ma i bulli fanno più rumore se sono moriti. E la disperazione li rende stupidi. Il comandante Friesinger aveva ucciso Novak. Poi ci aveva dato un passaggio. Dritti nella fossa dei leoni. La prima resa formale da parte dell'esercito tedesco dallo sbarco delle truppe alleate in Europa. Il Führer chiede al popolo tedesco. Ho letto il rapporto. Due volte. Questa squadra è affascinante. Le abbiamo prese. Abbiamo risposto. Voglio che scopri tutto il possibile su questa vita. Con piacere, signore. Non ne parlerai con altri. Riferirai solamente a me. Heil Hitler. Occhi aperti. Questa prigione è un campo di battaglia. Cazzo, cos'è questa puzza? È ossido di cloro. Pensano che nasconda l'odore di morte. È il più bel posto di merda in cui sia mai stato. Qualcun altro ha fame? Palina, siensi soclane. Da, scusa becca, gli avviso. Bene, sono l'Hauptsturmführer Richter e... Fanculo, Krucco.
C'è servizio in camera per caso? E ho delle domande per voi. Ci sfamiamo con le tue domande. Sono l'ufficiale comandante. Parlerai con me. Richter era un libro aperto. Alto ufficiale, nessuna medaglia. Un burocrate, il bersaglio ideale. Circondato da tre guardie, tutte armate e tutte incapaci. Da anni studio voi alleati, ma non mi ero mai imbattuto in un'unità così insolita. Kingsley, Arthur, tenente. Matricola numero 25232642. Ti racconto una cosa. Sono riuscito a parlare con il Führer soltanto in un'occasione. Mi ha consigliato un libro. Il tramonto della grande razza. Di un americano. Un certo Madison Grant. Il Führer ne era un grande estimatore. Fanculo Madison Grant e tutti quelli come lui. Il libro spiega che, sotto forte costrizione o in condizioni particolarmente sfavorevoli, la vostra razza resiste più di altre. A quel punto capii cosa fare. A destra della giugulare, sotto la clavicola. Appena ottenuto ciò che volevamo da quel razzista, è lì che avrei colpito. Il mio piano si delineava. Ci tenevano nei sotterranei della sede della Gestapo. Intorno a noi, preziosi documenti, materiale classificato nazista. Il progetto Phoenix era da qualche parte. E Richter era la chiave. Era convinto di averci in pugno. Se volevamo servirci di lui, doveva continuare a farlo. Quel nazista arrogante con l'uniforme immacolata amava il suono della propria voce. Sarebbe stato facile indurre Richter a parlarci del progetto Phoenix. Il problema era convincere gli altri a non ucciderlo prima. Gli alleati sapevano del progetto Phoenix. C'è un traditore tra i nostri ufficiali. No. Ho i loro fascicoli. Bada a loro e agli altri non essenziali. Tenente Kingsley ha menzionato un progetto Phoenix. Suppongo propaganda nemica. Il nero pensava di proteggere la sua squadra, senza dubbio per cimentarsi. Per metterlo al comando, gli alleati devono essere disperati. Ha detto che era la prima missione e anche che il sesto uomo è morto. Ma probabilmente. Natürlich. Ma scoprirà la verità. Ci sono altre squadre simili. Come hanno saputo di Amburgo? Se Tempelhof rischia di essere compromesso, queste sono le cose che voglio sapere. C'è in gioco più di quanto non sia autorizzato a discutere. Ma sappi che conto su di te, Herr Richter. Lo capisco. Grazie. Bene. Wir haben euren Freund beim Gummischläuchen ertappt! Beh, vedo 10 dita. Questo è già qualcosa. Falla finita. Sto bene.
Sentite, sanno di Wade, ma non l'hanno preso. Hai raccontato che è stato ucciso? Sul treno per Amburgo. Dubito che l'avverranno, ma spero che gli dia un po' di tempo per farci uscire. Di certo non tornerà per noi. Ha ragione Kingsley, non possiamo contare su quel bastardo. Portatela fuori. Lei non si muove da qui. Vedi di levarti di torno. Boss! Alina, ich weiß nicht. Uznaj, bis Josh to możesz. Tutti i membri del team erano eroi a pieno titolo, molto prima che ricevessi i loro dossier. Ma dire che avevano personalità forti sarebbe un grosso eufemismo. Soprattutto nel caso di Petrova. Papà, hai visto il mio... Di nuovo. È già brutto indossare questa roba. È infiammabile, guarda. Anni per imparare a sparare. Sprecati. Bloccata in una tenda. Dai, su, adesso basta. Tu non devi essere ansiosa di batterti. La gloria non ha alcun valore quando sei morta. Ma questa battaglia è importante. Tu sei importante. Tu e Misha. Siete tutto per me. Consegna speciale. Parli del diavolo. Ehi, sii gentile. Ma io lo sono sempre. Misha, cosa c'è lì dentro? Bottiglie vuote? Addestro nuovi partigiani. I nostri compagni sono già bravi a bere. Presto diventeranno Molotov. Trovi saggio dare degli esplosivi ai civili? Pasha, ti preoccupi troppo. Hai un'aria orribile. Ai, si struja, così fa male. No, lo fai già benissimo da solo. Tigrona. Capra. Racchia. Asino. Rospo. Sedetevi, tutti e due. Farò tardi. Seduti! Bene. Non è bello? Una colazione in famiglia. Bombe e proiettili per iniziare bene la giornata. Sai... Ti farai ammazzare se continui a tenere questo vecchio fucile in casa, papà. Qualcuno è preoccupato. Allora, ho saputo che i tedeschi sono quasi al fronte. È lì che sei diretto? No, a quanto pare mi ritengono più utile altrove, quindi addestrerò le nuove reclute al vecchio ufficio postale. Sembra divertente. Lo sarebbe se avessi potuto dire la mia. Almeno combatti. Guarda che non è colpa mia. Basta. Fate entrambi la vostra parte. A proposito, se quei bastardi riuscissero a passare, sai già dove mandarli. Certo, papascia. Non riusciranno mai a passare. Mai. Merda, sono in ritardo. Misha, vado. La tua cassa. Ammetto che senza di noi si dimenticherebbe anche la testa. Ci vuole pazienza. Tanta. Gliela farò avere mentre vado alle tende mediche. Aiuti il tuo paese, ben più di quanto credi. E tuo padre è orgoglioso di te. Spassiva, papà. Qui io e Misha eravamo piccolissimi. Già, sembra solo ieri. Hai davvero tante medaglie, papà. No, è tua madre.
Voleva sempre che le mettessi in mostra. Dovremmo cambiare questa vecchia sedia. Scordatelo. Mi piace così com'è. È parecchio tempo che non suono. Eri molto brava. Mi piaceva sentirti suonare. Attenzione là fuori. Дети куда? Оставаться тоже нельзя. Он уже успел захватить пол России. Нет, нет, нет. Ты несешь какую-то околесицу. Никто не собирается захватывать Россию. Похоже, никто ничего не знает. Каждый день новая информация. Ага, но поверь, скоро все возьмут под контроль. Я верю в нашу армию. Я верю. Ладно. Credi che i tedeschi entreranno in città? Non finché ci siete voi. I nuovi partigiani che sto addestrando li terranno alla larga. Ci credo. Allora buona fortuna. Polina, tieni tuo fratello lontano dai guai? Impossibile. Polina! Ma senti che buon profumino. Oh, Polina, ti ho tenuto del pane. Spassiva. Non c'è di che. Tuo padre ha insistito tanto per avere del Borodinsky. È sempre il solito. Posso prenderlo più tardi. Attenzione, Polina. Quando le mando metà al fronte, rimane così. Значит, очень смелый и да и случайно. Dimenticato niente? Sei davvero la migliore. Lo so. Arrivo subito. Dovrei venire con voi. Forse dovresti. Io sono più brava di quei pezzenti dell'Armata Rossa. Tieni la voce bassa, non ti conviene farti dei nemici qui. Va bene, però non fare nulla che io non farei. Non ci proverei nemmeno, ho una pessima mira rispetto a te. Peccato non fare cambio di posto, sarei un incanto con quella uniforme. Vedi di tornare a casa tutto intero almeno. O un pezzo alla volta, fa lo stesso. Sono diventata molto brava a ricucire la gente. Sì, signora. Ecco, fatto di nuovo tardi. Dovrò passare per i tetti. Finirai per ammazzarti arrampicandoti lassù. Se succede, potrai dirmi te l'avevo detto. Ora vai! Vado, vado! Buongiorno. Ciao, Polina. Come va la gamba di tuo padre? Finalmente migliora. Grazie. Hai sentito anche tu? Non ti preoccupare. Ci penserà l'Armata Rossa. Beh, fai attenzione.
camion si è rotto, di qua non si passa. L'ufficiale medico ti spiegherà tutto. È dall'altra parte del camion. Mezzestra Petrova, oggi sei assegnata alla prima tenda. Ci sono molti uomini da ricucire. Sbrigati, raggiungi gli altri. Ben più di quanto credi. E tuo padre è orgoglioso di te. Papasha. Devi fuggire da Stalingrado. Subito! Cercate ovunque! Stanate la feccia russa! Radunateli! Nazisti di merda! Vi ammazzo tutti! Papasha! Brutto errore, vecchia!
Lascia! Siamo già presi Stalingrado. La tua città brucia. L'Armata Rossa mi ucciderà tutti. Vedrete! L'Armata Rossa non può salvarti, vecchio. Non mi servono civili inutili. Lasciarti, papassa. Cercate di restare uniti. Thank you.
russo. Questo è già il terzo, in effetti. Allora, raga, un aggiornamento. Dunque, anche il nostro Mr. Rage, Lucio, Vivisecto, Axe e Gradius sono appena entrati in live.
Ok. Mi stealth, eliminiamo chiunque. Ok. Se riesco a fare tutto stealth senza che nessuno se ne accorge, risparmiamo parecchio.
Siamo tutti partigiani, uguali. Russi! Allora, altri due sono piazzati. Steiner verrà a interrogare questi russi di persona. Forse per me li ammazzerei. Non mi sfugge nessuno.
Beccata. Ho beccato pure una pensata che mi camminava addosso. Penso siano morti! Ora liberaci! Sorella, è stato incredibile! Ce ne andiamo, ora! Non sai quanta paura avevo che tu fossi... Io? Sei tu quello legato! Occupati degli altri. Quali ha? Papà... è morto. Oh. No. Misha. No. Misha. No. Non c'è tempo per questo. Dobbiamo portare in salvo le reclute. Se restiamo qui, non avremo scampo. Giusto. Giusto. Ok. Andiamo. Misha, dobbiamo raggiungere il Vogue. Come scappiamo dal palazzo? Misha, concentrati. Come possiamo arrivare al fiume? Qui c'è un'uscita. Potremmo fuggire nelle fogne. Ma al momento i tedeschi stanno bloccando il fiume. Sarà dura. Avete delle scorte? Armi? Qualcosa che io possa usare? C'erano dei soldati appostati sul tetto. Avevano una radio, ma forse anche delle scorte. Va bene. Vi darò fuoco di copertura da lassù mentre tu porti gli altri nelle fogne. Come vuoi. Forse puoi salire sul tetto arrampicandoti da lì. Di qui dovresti arrivare a tempo. Ti aiuto io. Troverò un punto per coprirti. Lo so, sei sempre stata più brava di me. Ora papà è con me. E lui non vuole vederci morire in questo ufficio postale per mano di questi bastardi. Sarebbe fiero di noi. Porta gli altri nelle fogne. Io vi coprirò dal tetto. Mira bene, ok? Come sempre. Polina, mi sente? Sono alla radio. Merda, non ricevo niente. Cazzo, ascoltami una buona volta. Siamo bloccati nel cratere vicino al Trauna. Pronti a correre verso le fogne al tuo primo colpo. Siete circondati, russi! Accettate la sconfitta! Polina, al tuo segnale corriamo verso le fogne. Partigiani, ora! Polina, lo per... fuori dai piedi!
Polina, qui non reggeremo a lungo! Devi aprirti un varco! Un varco di così. A posto. La fascia sarebbe fiero. Ne arrivano altri da destra. Potesse vederti con quel fucile. Per fortuna lassù non ci sono io. Altri dietro di noi, dall'altra parte del cratere. Per fortuna lassù non ci sono io. Bene, correte tutti verso le fogne. Polina, cerca di coprirli. Dacci un minuto per aprire le fogne! Polina, l'hotel! Sono alle finestre! Se solo Papascia potesse vederti con quel fucile! Stanno cercando di raggiungerti sui tetti! Oh,
fammi coprire, sennò mi ammazzano qua. Che calore. Sopravvivere a Stalingrado non era impresa da poco, figuriamoci fuggirne. Ma non si sfugge veramente a una cosa del genere. La macchina da guerra nazista ci aveva feriti nel profondo e bruciato qualcosa di importante. Penso che sia stato questo l'aver attirato l'attenzione dell'SOE. Polina, però, aveva una ferita più profonda. Era destinata a restituire il favore. E ciò l'aveva resa il membro più letale del mio team. Che storia toccante. Non sei riuscita a salvare nemmeno tuo padre. E dimmi, perché una russa con un vecchio fucile fa parte di un'operazione segreta? Non mi fai paura, sporco ratto. Mi hai frainteso, Fräulein. Non ho bisogno che tu mi tema. A me servono le tue urla per convincere i tuoi amici a parlare. Ah sì? Perché sono una donna. Non sei una cima in queste cose. Dimmi, hanno altre missioni gli alleati? In Germania. Non ho proprio voglia di parlarne. Allora, di cosa vorresti parlare, Fräulein? Freisinger.
Su, chiamalo. E ti confermerà la medesima storia. Via di qua. Voglio tutti i documenti sul comandante Steiner. E delle foto di quella cecchina russa. L'usignolo, sì. Quella. E poi... Herr Friesinger. La stavo cercando. La donna l'ha confermato. Il sesto della squadra è morto. Ne è sicuro. Un americano. Arrestato a Temple. Rubava un aereo. Non ha alcun senso. I prigionieri ti hanno preso in giro, Richter. E ora tu ti stai prendendo gioco di me! L'americano viene portato qui ora. Se devo interrogarlo io stesso, allora non ho bisogno di te. Stai bene? Sei cieco, forse. Volevo essere gentile. Che gli hai detto? Che apprezzo le sue torture. Rilassati. Ho detto le tue stesse balle. Ti ha creduta? Non ho più chiesto quando ha nominato Friesinger. Una volta fuori da qui, la prima cosa che voglio fare è andare al cinema a vedere Les Trois Mousquetaires per farmi spezzare il cuore da Edith Mera. E tu, Lucas, qual è la prima cosa che farai? Io, una volta a casa, mangio Lamington per una settimana, solo dolci in continuazione. A te so cosa manca. Sì. Vorrei stare nel mio locale con la dolce Barbara che mi serve una pinta dietro l'altra fino a scordare questa guerra del cazzo. Sempre che sia ancora viva. Ho perso tutti i miei cari. E provo qualcosa soltanto quando vedo un tedesco che implora per la sua vita. Perciò sto bene esattamente dove sono. Wade si è fatto vivo come speravo. Ha fatto la sua parte ignorando il mio piano. Nessuno ci contava, ma io invece puntavo sul suo carattere affascinante. Oh! Fallo ancora, Crucco, e avremo un cazzo di problema. Hanno mentito su di te, tenente. Tenente? Ci voleva tanto. Ecco un po' di rispetto. Oh! So che sei il sesto uomo. Perché ti interessava quell'aereo? Voi nazisti mi fate rimpiangere quel nerdoso pacifico. Voglio sapere su quale altra cosa hanno mentito. Wade si era tirato fuori da situazioni peggiori a parole. Chi l'ha sentito parlare del Midway sa che esagera spesso. Ogni volta che raccontava la storia era leggermente diversa. Magari aggiungeva una squadriglia di zero o un'altra portaerei ai suoi abbattimenti. Io però avevo letto i rapporti di quel giorno. Wade esagerava, sì, ma non molto. Ricordate, l'obiettivo primario sono le due portaerei giapponesi.
La squadriglia VS ne attaccherà una e la VB prenderà l'altra. La 6 resterà in copertura. Se il tempo regge, finiremo prima che se ne accorgano. Poi il Pacifico sarà nostro. Andate là fuori e affondate quelle portaerei. Eravamo già sotto pressione. Ma l'intera guerra... Calmati, Hernandez. Sono nato per questo. Parla per te, Wade. Vamos, Jackson. Hanno finito di riparare l'aereo stamattina. Ci aspetta sul ponte di volo. Guarda che ha un nome. Gli hai dato un nome? Al nostro aereo. Potevi dirmelo. Non l'hai chiesto. Dici che la flotta sarà nel posto giusto? Lo spero. Se va bene, ci dedicheranno un capitolo sui libri di storia. Non sono ancora pronto a passare alla storia, quindi facci un favore e niente bravate per oggi. Bravate? Mi ferisci? Pendejo. Ti sei mai chiesto perché non sei stato promosso? Dimmelo tu, genio. Questo non è lo show di Wade Jackson, amico. Siamo in guerra. Tutti vogliamo vincerla e tornare a casa. Tu pensa a levarmi gli zero dal culo e torneremo a casa. Ehi, veniamo anche noi! Ti aiuto io, Jackson. Andiamo! Jackson, quante medaglie vinceremo se la sfanghiamo? Dopo oggi dovranno intitolarmene una, Miller. Ricorda che lassù siamo una squadra. Resta in formazione o Davis ti strapperà i gradi. Le formazioni mi rallentano. Ma con chi ho a che fare? Guarda un po'. Tempo giusto per volare. Speriamo non peggiori. E ora, manos alla massa. Signora, aspetta! $10 che ha fatto più zero di te, Jackson! E dai, non incoraggiarlo! Prova radio per Sugar 17. Ricezione perfetta. Il comunicatore funziona. Danno il segnale del check prevolo. Equilibratori posteriori. Equilibratori a posto. Ok, controlliamo gli alettoni. Stancheranno le braccia. Alla destra a posto. Ora l'alettone di sinistra. Alla sinistra, ok. Manda su di giri, vediamo se il motore regge. Come reagisce? Niente male, facci piano, Jackson. Sugar 17, siete autorizzati al decollo. Ok, facciamola volare. Pronto, Hernandez? Se non si è mai abbastanza pronti. Vai, massima potenza! Togliere i freni! Scelto? Quale nome? Per l'aereo. Ci stai ancora pensando? Beh, e di che altro vorresti parlare? Ah! E va bene, tieniti i tuoi segreti.
10 a tutte le unità Victor. Chi è fuori formazione? Qualcosa non va. Oddio. Porca puttana! Da dove sono sbucati quei maledetti Zero? Usano gli aerei siluranti. I caccia non ci sono ancora, S-17. Attaccate quei nemici. Ci sono. Dietro ci pensi tu, Hernandez. Mitragliatrice pronta. Non devono colpire gli aerei siluranti. Ragazzi, li abbiamo abbattuti. Occhio alla contraerea, ci avviciniamo alla flotta. Flotta giapponese sotto di noi, avanti. Hernandez! Teniamo duro, occhio ai colpi traccianti! Dobbiamo spoltirli un po'. Si sa
saliamo, verremo abbattuti dalla contraerea. Restiamo bassi, ragazzi. Lanciano altri zero. Cazzo, quanti sono? Qui si sta facendo affollato. Grazie, Jackson. Ti devo un favore. Ho lo zero in coda. No, no, sì. Mi scappi! Rinforzi nemici! Eccone altri! Colpito, colpito! Grande Jackson, ha battuto! Lanciano un'altra ondata! Pazzesco, come fanno ad averne così tanti? Dobbiamo eliminare gli zero! Andiamo, andiamo! Abbiamo perso tutti gli aerosiluranti. Ci colpiscono, saliamo di quota! La squadriglia VT non risponde. Perdiamo troppi. Ce l'ho in coda! Massacrano! Contraerea o meno dobbiamo prendere quota! Un altro a ore 7! S10 abbattuto, ripeto, abbattuto! Quadriglie BS e BB, raggrupparsi per il secondo attacco! Prendete quota! Oh, infra!
pratica siamo morti, vero? No, non moriremo oggi. S-17 a tutti i piloti con bombe. Raduniamoci e prendiamo quota. Proveremo un ultimo attacco. Cosa? Saliamo più che possiamo e bombardiamo ancora. Ce li abbiamo in coda! Cazzo, continuano a spararci addosso! Forza, siamo quasi fuori portata! Seminati? Non li vedo! Occhio, occhio! No, cazzo! S-17, vi hanno colciati male, tutto ok? Tutto bene! Zero, sono là davanti, colpiteli! Prestate informazione, dobbiamo superarli! Sono altri? Quasi alla quota d'attacco! La flotta è sotto, pronti all'attacco! Dobbiamo colpire la seconda porta aerei. A chi restano bombe? S-18 ne ha! S-3 anche... Ah! S-17 ne ha una! Qualcun altro? Ok, S-17, S-18, dipende tutto da voi. Informazioni dietro di noi e attaccate! Sarà per un pelo, vero? Più o meno! A tutti gli aerei, teneteli alla larga da S-17! Quota! L'altimetro è andato! Allora è meglio sentirci forte! Mi hanno colpito! Mi è bello, Jackson, tocca a te! Tutto sotto controllo! Ancora qualche centinaio! Un altro po'! Vani! Adesso, Jackson! Per un pelo, vero? Più o meno! A tutti gli aerei, teneteli alla larga da S-17! Quota! L'altimetro è andato! Allora è meglio sentirci forte! Mi hanno colpito! Mi è bello, Jackson, tocca a te! Tutto sotto controllo! Ancora qualche centinaio! Un altro po'! Quasi! Adesso, Jackson! Considerato un fenomeno, più che un eroe. Era la sua contraddizione. Era uno dei piloti più abili della guerra, ma aveva bisogno di un team. Il problema era farglielo ammettere. Toglimi le mani di rosso! Ehi, ragazzi!
Non vi disturbate per me. Sto bene. Ma guarda un po' che bella riunione di famiglia. Mi hai mentito. Lo credevamo morto. Quindi vaffanculo. Davvero? Bastardo! E non mentirmi mai più. No! Succedendo. Hitler è morto. Cosa? Come? Chi è stato? Sembra che si sia tolto la vita. Ma senza il Führer siamo persi. Sbagli. Hai delle informazioni per me. Come sospettava, l'americano era il sesto uomo. Ma credo di averli fatti crollare. Mi rattrista vedere la nostra patria profanata. Da sporchi russi, per giunta. Non c'è più niente per noi qui. Affinché il Reich sopravviva, mi serve un passaggio sicuro a Tempelhof. Contavo su di te, Richter. Ma ti sei dimostrato non essenziale. No, 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 signore, no! Avrà tutto quello che le serve, glielo giuro. Il tempo corre. Certo, ho capito. Mein Führer. Io lo ucciderò. Richter ci sta addosso. Non abbiamo tempo. Io... ho cercato un aereo per fuggire, ma ho fallito. E quando sono arrivato qui, vi avevano già rinchiusi. Così io... ho preso una bomba dai russi e mi sono consegnato. Abbiamo circa un'ora prima che il muro salti in aria e si possa uscire. Se ne usciremo vivi. Non so da fidarsi. È solo un fottuto pilota. Fottuto pilota asso, intendi? Sono d'accordo con lei. Tu che ne sai di esplosivi? Dici, beh, fottiti anche tu. Vi dico perché possiamo fidarci. Ecco, sentite. Wade è più che in grado di farci uscire e con le informazioni.
però, chi vola troppo vicino al sole finisce per bruciarsi le ali. Colpa tua! Merda. Ok, ok. Ti tiro fuori, ma farà male. Merda. Ti ficcherà in testa che non puoi... Ehi, Wade! Wade, resisti! Avanti, Wade! Ehi, no! Ehi, sveglia! Wade, forza! Non morirai oggi, non morirai! Devo capire in chiesa. Cosa? Sai che tifo per i Dodgers. Porca puttana! Non hai un tocco molto leggero. Non c'è di che, stronzo. Mi serve l'arma. Ho perso la mia nello schianto. Che hai causato tu? Che cosa dovrei fare? Non toglierti le bende. O morirai, addio divertimento. Sta nascosto fino al mio ritorno. Mm.